Oggi è una giornata molto speciale per la città intera. Abbiamo proseguito il percorso mozartiano cominciato un anno fa con il festival in streaming Mozart 250, che ricordava appunto il 250esimo anniversario della sosta di Leopold e di suo figlio Wolfgang a Padova. Il festival in streaming è stato un bellissimo successo, di cui ringrazio l'Orchestra di Padova e del Veneto, e abbiamo immaginato di lasciare un segno tangibile del passaggio dei Mozart, di modo da condividerlo con tutta la città. Abbiamo quindi apposto oggi una targa commemorativa nel Palazzo Pesaro, dove dalla lettera di Leopold sappiamo che i Mozart alloggiarono nel soggiorno padovano. In questo 12 marzo, che è un anniversario davvero importante per le vie di Mozart, siamo felici di essere qui a Padova a scoprire questa targa dopo ricerche molto attente e anche entusiastiche di Paola Cattaneo insieme all'amministrazione comunale. In effetti questo dimostra che Mozart è di allora, è di 250 anni fa quando era a Padova, ma è di oggi. Quindi i percorsi turistici, artistici e accademici di Mozart ci portano qui e ci porteranno ancora a creare questo itinerario mozartiano con una città che amiamo molto e che è anche molto impressionato di Mozart durante il suo loro soggiorno. Quindi una bellissima occasione proprio per esprimere armonia quando ce n'è tanto bisogno. Grazie. Hanno portato con sé cibo e bevande e tutto il necessario e abbiamo cucinato e mangiato sulla barca. Il 13 siamo rimasti a Padova prendendo alloggio nel palazzo del gentiluomo Pesaro. Ora ci accingiamo ad andare al chiostro dei musici, la Basilica del Santo, dove sempre dalla lettera di Leopold sappiamo che Mozart si è recato per incontrare il padre Francesco Antonio Vallotti. Quindi invito tutti i padovani a riscoprire i luoghi mozartiani. Spero che questo luogo ritrovato porti gioia come la musica universale di Mozart. Grazie.